sarebbe Sentiti già a casa. Carissimi amici, rieccoci nuovamente insieme. Riparte il Salotto di Brick completamente rinnovato. E per questa prima puntata è venuta a trovarmi una mia grande amica ed una straordinaria artista a livello internazionale. Lei! Tu non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Te manco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi, Maria, solo l'immagine di un'agonia. Sai che alla vita del terzo giorno. Nel salotto di Bri, Fiorenza Calogero. Ciao Bri. Eccoti. Da quanto tempo non ci vedevamo? Un bel po' di tempo. E tra l'altro sì, io ti ringrazio perché io so che tu sei in tournée in Italia, all'estero, e sei qui con me. Grazie. Ma non potrei mai mancare ad un tuo invito, lo sai bene. Quindi grazie. Ci lega una lunga amicizia. Una lunga amicizia, sì. E soprattutto io ti seguo sempre e ho seguito tutta la tua carriera. Anche io seguo voi, quindi è una condivisione. Assolutamente. E poi tra l'altro tu mi porti fortuna, quindi ci dovevi per forza essere in questo nuovo anno. Perdonatemi per questo timbro vocale, perché sono un po' raffreddata. Ma molto sexy. Sei sexy. Assolutamente sì, iniziamo quest'anno molto sexy. Allora, come dicevo, sei in Italia e all'estero con questa straordinaria tournée e questo tuo nuovo avvincente lavoro discografico, Donna Madonna Canto Mediterraneo. Sì, Donna Madonna Canto Mediterraneo è un progetto musicale che è nato nel 2012 quando seppi di essere incinta. Poi nel corso degli anni c'è sempre stato un motivo per cui io, sai, lo rimettevo sempre in scena. E fino a quando poi dopo quasi 7-8 anni ho detto, ma perché non consolidarlo? E quindi ho deciso di mettere questo sottotitolo, che è Canto Mediterraneo, perché negli ultimi tempi seguo un suono che è diventato mio e che è un suono mediterraneo. E poi ho deciso di fare 3 videoclip proprio per dare il via a questa nuova stagione. E infatti è proprio un inno alla femminilità. L'inno alla femminilità, l'inno alle donne, perché infatti il primo titolo è Donna Madonna. Molti pensano che sia una cosa estremamente sacra, invece no, non è così, perché ho voluto mettere in evidenza la forza che può avere una donna, e quindi attraverso la sua forza diventa quasi una dea, una madonna. E così il titolo Donna Madonna è proprio un inno alla femminilità, alle donne che non si fermano mai nonostante gli ostacoli. Ave Maria venga cop scampia, ad una volta recalapa, mo spada in neva pavia. Sentimenta scarfata, giorna una panata,
na carezza mai asciuta, figlie di Anna scunnuto. Santa Maria, non ci sta niente a capire, non una imbruglia. Chiù sparisce t'attacca, chiù t'arravuglia. E so volie, so verrizza, profuma capuzza, sotto su rorana mecchieta, fa pantana e feta. A pesta. A paura ci fa diventare foresta. E s'accira una mamma, pata, frata, uno contranata. Ma chi l'ha voluta? Chi ce l'ha mannata? A peste. Non si può morire ora, d'ancio riesta. E si m'aiuta e si m'avanuta, e chiuta come chiuta, si m'uomana e non ci arrivammi a te. Cercammi aiuto. E infatti è proprio un viaggio di Donna Madonna, una popolana che poi rappresenta la donna di tutti i giorni. Infatti abbiamo varie donne, sì, in questa tua musica. Assolutamente, abbiamo la Madonna, abbiamo la mamma, abbiamo chi lotta contro un cattivo male, abbiamo la prostituta, sono tutte le abbiamo la donna manager, la vedova, quindi, anche la vedova, quindi tutte le sfaccettature che ovviamente io racconto attraverso la musica, scegliendo, ho scelto dei brani che più rappresentavano questo viaggio nella spiritualità, sensualità, energia femminile. E infatti la tua voce scava proprio nell'io, quindi riesci ad arrivare poi anche al cuore delle altre donne, rappresenta te stessa ma rappresenta anche le mi altre. Mi auguro che avvenga questo, ecco. Si parte da canti devozionali. Sì, la matrice è sempre comunque la tradizione. Io non mi ritengo una cantante di tradizione o tradizionale o popolare, perché come dico sempre a un amico in comune che per quanto mi riguarda è un vate della tradizione che Biagio deprisco, lo stesso Marcello Colasurdo, per me la tradizione la devono cantare chi ha vissuto nella tradizione, chi è nato nella tradizione. Io mi rifaccio ai ritmi della tradizione e cerco di modellare un brano che possa essere devozionale, cantautorale, classico, lo modello su di me, è quasi come se cucio un vestito su di me. Anche se tu sei famosa per il folk contemporaneo, perché questa tua voce cioè mette allegria, cioè regali veramente la gioia al tuo pubblico. Sì, folk contemporaneo, proprio perché rifacendomi alla tradizione cerco di dare una continuità nel suono e quindi contemporaneo. Ma Brigitte, io cerco di fare il meglio, a volte ci riesco, a volte no, a volte posso piacere, altre volte no. Ma tu sei l'eccellenza, ma... perché hai sempre fatto le ricerche, sei la grande ricercatrice del Sud, se non avessimo te... Troppo buona, grazie, mi imbarazzi. No, ma è così, perché questa voce meravigliosa, veramente la voce più bella secondo me del nostro Sud. Io ti ringrazio, anche se da artista ti dico che il nostro panorama musicale, sia campano che del Sud Italia, ha veramente grandi voci e grandi artiste. La mia è una storia che inizia quasi 25 anni fa, e credimi, non è stato difficile resistere e continuare ad esistere in questi 25 anni. È comunque stato un lavoro pesante, duro, forte, soprattutto quando non sei sorretta da una produzione, da un management, da case discografiche. Faccio tutto da sola e con il supporto di... Anche di un grande ensemble. Di un grande ensemble. Io tra l'altro li voglio salutare perché sono eccezionali. Di un grande ensemble, devo dire che è difficile starmi dietro. E lo dice sempre anche mio marito, che fa parte dell'ensemble, e mi dice io non riesco a starti dietro perché hai troppa energia, e quindi stare con te
ci si stanca parecchio, no? Però il risultato c'è, ma quindi devo anche ringraziare l'altra parte di ensemble che sopportano e supportano questo percorso, questa crescita artistica. Per me è importante averli e soprattutto è importante creare la squadra, perché da soli non si va mai da nessuna parte. Quindi non solo musica con il tuo grande ensemble, ma anche cinema. Ma sai, io in questi anni di attività non ho mai pensato al cinema. Mi sono dedicata al teatro, alla musica, alla mia carriera da solista, poi mi sono laureata, ho fatto tutto l'iter, no? Che normalmente bisognerebbe fare, ma al cinema non ci ho mai pensato. Fino all'estate scorsa che mi sono fermata, ho detto ma perché non tentare? Appena ho iniziato a desiderarlo, mi sono arrivate delle esperienze meravigliose. Una di queste è con il regista Alessandro Dalatri per Il commissario Ricciardi. Meravigliosa, sì, meravigliosa. Che poi tra l'altro i protagonisti sono Lino Guanciale e Antonio Milo, che Antonio Milo è uno stabiese come me. E poi... C'è una novità. Svegliamo? La svegliamo? Diciamo solamente il regista, va. Diciamo. Mario Martone. È lui, assolutamente sì, quindi vedremo un qualcosa di spettacolare. Sì, ma sai, non avevo mai pensato di fare cinema e così chiacchierando con un caro amico, nonché grande attore che sta facendo una carriera meravigliosa, che è Francesco Di Leva, mi diceva: Francesco, quando tu inizi a desiderare di fare cinema, è il cinema che bussa alla tua porta. Ed è vero. È così. Ti è piaciuta questa esperienza? Tantissimo. Guarda, mi sto scoprendo attrice cinematografica, ma mi piace proprio tanto. È un'esperienza che vorrei continuare a fare, perché mi stimola molto. Poi io sono una curiosa, ho la necessità, proprio come, sai, linfa vitale, di cambiare, mi incuriosisco, ho bisogno di nuovi stimoli. E per me questo è un grande stimolo. E tra l'altro tu sei energica e vorrei che lanciassi proprio un messaggio a tutte quelle donne che in questo momento stanno combattendo delle battaglie. Sì, io non ho mai nascosto di aver avuto un problema e quindi per me è fondamentale lanciare messaggi, soprattutto per una come me che da sempre si è sempre attivata per me e per gli altri per quanto riguarda la prevenzione. Sono una che fa prevenzione da che avevo 18 anni e grazie alla prevenzione mi sono salvata ed è quello, è il messaggio importante che io do alle donne, a tutte, ma anche agli uomini, perché anche gli uomini devono fare prevenzione. Anche loro. E la prevenzione, perché la prevenzione può salvare la vita, così come il non perdersi mai d'animo. Guarda, quando stai male hai veramente le persone più vicine che ti incoraggiano, che ti danno forza, ma è importante la forza tua, quella che riesci a tirare fuori. Io ho scoperto nel 2017 di avere un cancro al seno, poi mi sono operata, sto seguendo, come dire, una terapia, però innanzitutto non ho mai voluto sentire dalla bocca di nessuno la parola malata. E questo ti aiuta tanto, perché io non mi sono mai sentita una malata, mi sono sentita sempre una guerriera e tante volte è stato più il coraggio che dovevo trasmettere a chi mi stava vicino. Quando penso a questi ultimi anni penso che ho avuto veramente tanto coraggio e stimo e voglio bene chi invece lotta con un male più forte. E veramente c'è da inchinarsi a tutta la forza e a tutta l'energia che ormai questo è il male del secolo. Sì.
il male del secolo, e mi auguro che prima o poi si trovi una soluzione. Sì, una soluzione, perché oggi come oggi si ammalano più i giovani che non che gli anziani debbano, come dire, no, assolutamente però. Dobbiamo stare tutti bene, però è una malattia che ormai colpisce più i giovani, e quindi mi auguro che la scienza, la ricerca, io da sempre mi attivo con il 5 per 1000, Teleton, perché sono importanti. Tante volte dicono: no, io non faccio, che ne so, non faccio beneficenza perché chissà dove vanno questi soldi. Invece vi posso assicurare che invece questi soldi vanno alla ricerca, alla ricerca, e quindi c'è la possibilità di trovare una soluzione. Agevolazioni, ecco. Ad esempio, io avrei dovuto fare 5 anni di cura, come sto facendo, e 6 mesi di chemioterapia. Grazie alla struttura che mi segue, il grande dottore oncologo Michelino De Laurentiis, il mio oncologo, ho potuto fare questo esame che si chiama Oncotype in forma gratuita, e quindi si è visto il livello diciamo curativo della chemioterapia, e a me non sarebbe servito e non ho fatto la chemio. Quindi fate prevenzione soprattutto ci vuole forza e coraggio. Ci vuole forza e coraggio, e soprattutto non abbiate paura di fare beneficenza, perché sono soldi che servono. Veramente. E adesso partiamo in tour. Ho già un po' di date per l'estate. Quest'anno farò il Festival di Avignone in Francia, poi il Festival del Teatro, che comunque è molto importante, farò diversi festival in giro per l'Italia. Uno tra questi è Festival Alba, ad Alba Fucens in Abruzzo. Sto lavorando al disco su Raffaele Viviani, perché fra un po' ci saranno i 70 anni dalla morte, no? Si festeggeranno, si ricorderà Viviani per i 70 anni dalla morte a marzo, e quindi io sto in lavorazione per far uscire una mia dedica, un mio disco Vivianeo. È in corso un festival di cui sono direttore artistico. Il 25 di febbraio sarò a Monte di Procida, dove nell'ambito appunto di questo festival farò Donna Madonna, di cui 3 video. Infatti voglio ringraziare la regista di questi 3 video, veramente che molto brava, è sempre una stabiese, che è Yolanda Salvato. Le riprese le ha effettuate Michele Iacondino, e poi ovviamente mi auguro che questi 3 video siano stati graditi al pubblico. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi il 26 c'è una cosa molto bella, perché nell'ambito del mio festival ho dato vita a questo concorso di cortometraggi che abbiano come tematica il paesaggio in Monte di Procida, cioè che è il posto dove questo festival viene svolto. E il 26 ci sarà la giornata di chiusura e di premiazione. Il nostro capogiuria è proprio Alessandro Dalatri, ci fa appunto questa grande sorpresa di fare da capogiuria a questo concorso di cortometraggi. Poi avremo Michele Placido ad aprile, il Re Casatiello sempre ad aprile, c'è una manifestazione. Infatti io dico sempre, viaggiano insieme a te. Ormai siamo tutti social, è inutile che stiamo lì a spiegare, basta andare a sbirciare le varie pagine e soprattutto raggiungerti. Assolutamente. E infatti questo festival si chiama Arte e Musica nella Terra del Mito, e esiste una pagina, e gli appuntamenti sono gratuiti, quindi potete anche venirci a trovare voi. Assolutamente sì. E adesso dobbiamo prendere il portafortuna, il nostro portafortuna. Io ti faccio davvero un in bocca al lupo, io ti ringrazio per essere stata qui con me, ti aspetto prossimamente, perché ovviamente le novità sono tantissime, e so insomma che per me è un piacere averti, e poi spero insomma di venire a questi tuoi concerti, perché lo sai che quando posso ci sono. Sì, io vi aspetto veramente con tutto il cuore. E allora tocchiamo la fortuna. E grazie. Allora, in bocca al lupo a noi. Assolutamente sì. E in bocca al lupo a questa prima puntata, che poi ne seguiranno altre, no? Assolutamente. E quindi tocchiamo la fortuna, e con Fiorenza Calogero vi do appuntamento alla prossima puntata. Maronna nera, occhi su sentieri,
non ho una razza, non mi stai, mister, mister, scava zapper, mister, mister, scava zapper. Sentiti già a casa.